Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono le 7 più o meno di sera, sono stanchissimo, ho avuto 2 giorni infernali. Stasera non mi va di fare niente, quindi voglio mangiare una cosa che ho comprato l'altro giorno, ovvero la Huoguo portatile di Haidilao. Per prima cosa, cos'è la Huoguo? Voi forse la conoscerete come hotpot o fonduta cinese. In pratica, la Huoguo solitamente è una pietanza cinese molto famosa che si mangia in compagnia. Spesso si fa al ristorante, si può fare anche a casa, ma quella più figa è al ristorante, dove c'è un pentolone al centro, solitamente bigusto, con attorno carne, verdure, chi più ne ha più ne metta. Tutto crudo, però. Cioè, durante la Huoguo. E bisogna cucinare da soli, insieme agli amici. Quindi, che so, prendi una fettina di carne, la immergi, poi te la dimentichi, eccetera, eccetera. Io spero di portare prima o poi un video sulla Huoguo in un ristorante di Huoguo, però vediamo se ci riesco. È uno dei miei piatti preferiti. L'ho fatto anche in Italia ad alcuni miei amici, ai miei parenti, eccetera, eccetera. Oggi avremo a che fare con questa Huoguo portatile firmata Haidilao. Haidilao è senz'altro la catena di Huoguo più famosa in Cina. Non è la mia preferita perché i camerieri sono estremamente gentili, ti tartassano. In questo caso, Haidilao, che già era famosa per portare i suoi prodotti anche nei supermercati per poter fare una Huoguo stile Haidilao a casa, ha creato questo pacco. La cosa interessante è che c'è scritto che si prepara in 15 minuti, non bisogna versare l'acqua calda come succede per esempio con i Fan Bian Mian. E per i Fan Bian Mian vi consiglio di andare a vedere l'ultimo video di Fabio Selva, che è anche lui un ragazzo che sta in Cina. Ma all'interno, come possiamo vedere anche dalle istruzioni, c'è in pratica una specie di foglio di carta che si andrà ad autoriscaldare. Comunque sì, ho preso il gusto in teoria più semplice. Perfetto, quindi togliamo questo involucro, questo lo conserviamo. Però vedete bene, guardate qui che delizia, che figaggine, raga. Haidilao, bellissimo, fantastico. Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Qua abbiamo Saibao, quindi qua ci saranno un bel po' di cose buonissime da immergere. Poi qua abbiamo i fentiao, una specie di spaghetto di fecola di patate. E qui abbiamo le nostre bacchette, che secondo me saranno estendibili. Quindi questo è il cestello dove metteremo le cose da mangiare. Qui abbiamo ancora roba, attenzione! Ehi, qua abbiamo le fettine di carne. Qui abbiamo quei famosi sacchettini che diventano incandescenti. Qui abbiamo invece i famosissimi Huoguo di Liao, che sarebbero i famosissimi insaporitori della zuppa che andremo a creare. Qua poi mi sa che dobbiamo mettere l'acqua. Ci sarà, me lo dirà il livello, spero. Ora mettiamo il pezzo forte, quello che mi farà sentire il piccante, speriamo. Ok, ora dobbiamo mettere l'acqua. L'acqua deve essere esclusivamente fredda. Super bottiglione d'acqua da 2 litri. Io non so se si vede l'acqua, deve arrivare massimo su quella linea. Ora non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il tutto con l'acqua versata. Ok, ho appena versato l'acqua, la situazione è questa. Ora dobbiamo versare anche l'acqua qua dentro. Qui la linea è molto bassa, deve arrivare fino a qui. Poi in teoria dobbiamo aggiungere questo farbao. Vediamo se riesco a non far esplodere la casa e a mangiare. Perfetto, ho messo l'acqua. Apriamo questa cosa pericolosissima. Non so come cavolo si possa usare sta cosa. Allora, mettiamo qua, vediamo. Ok. Perfetto.
Ragazzi, scusate, con una mano sola non ci riesco. Ragazzi, ho iniziato a fare casino. Ok. Quindi, sono le 19:51. Sta iniziando a uscire aria. Io lo chiudo bene. Ok. Tra 15 minuti dovrebbe essere pronto. Io penso che questa cosa non possa essere legale. Al di fuori della Cina. Cioè, ragazzi, purtroppo non ho un termometro laser, ma qui già è caldissimo. Qua ancora è freddo. Sono passati 15 minuti, il rumore è meno intenso, io andrei ad aprire con questa mossa alla cinese. Ragazzi, sembra una hotpot fatta a casa, però sotto non finisce ancora di fare bordello. Allora, io mi organizzo così, assaggio. Assaggiamo un pezzettino di carne. Boh, non è male, eh? Non è assolutamente male. Certo, non è come essere da Hailao, però. Veramente buono. Vediamo il loto. Me l'aspettavo molto più piccante, invece non lo è. Vabbè, fai conto che tra un po' piango, però. Allora, ragazzi, è stato un video proprio così. Alla. Vogliamoci bene, diciamo. Spero vi sia piaciuto comunque perché ho fatto vedere una cosa che in Italia non esiste, penso non esista neanche in altri paesi asiatici, quasi quasi, anche se Hailao è molto forte, chi abita a Milano probabilmente avrà sentito nominare il nome di questo ristorante cinese dove ti devi cucinare da solo, però niente, il sacchettino ha finito di vibrare, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale, commentate e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Comunque oggi la mamma di una mia collega mi ha fatto questo pane fantastico. Però spero che domani non diventi troppo duro. Però dai, bel pensiero.